siamo all'inizio del canale emissario. La seconda fase cosa prevede? La seconda fase prevede insieme ai colleghi della regione del servizio geografico per valutare le effettive portate. Quindi lo scopo è, una volta riempita questa prima parte del canale, aprire il vero e proprio emissario. Oggi è sicuramente una giornata memorabile perché dopo diversi anni il lago Trasimeno torna alla sua normale funzionalità. Erano 30 anni e la necessità di aprire non è legata al fatto che ci sia un pericolo di livello, ma alla necessità di testare dopo diversi decenni un canale realizzato oltre 100 anni fa, un canale artificiale che mostra alcuni segni del tempo, in particolare nella zona in uscita dalla galleria, che è fatta di, diciamo, 800 metri, corre lunga 800 metri, poi esce in una parte con gli argini in muratura per poi proseguire verso il torrente Caina. Sono 6 km questo emissario, è un canale che ovviamente ha la necessità di essere testato dopo tanto tempo che non viene fatto. L'obiettivo è quello ovviamente di conservare l'acqua e di farlo nella piena sicurezza, evitando ovviamente di tornare a livelli difficili in termini di siccità, come è stato il 2003, che è stato l'anno terribile per il lago Trasimeno. E quindi l'obiettivo di tutti è quello di conservare il più possibile l'acqua per l'estate. Allo stesso tempo, nel caso di necessità, se dovesse salire troppo il livello, e può farlo come sappiamo repentinamente al Trasimeno, deve esserci un sistema di deflusso che sia correttamente utilizzabile in qualunque momento. Questo test serve proprio per verificare che il canale è in condizioni di svolgere il suo compito storico che svolge da 120 anni.